Quando gli comunicano la diagnosi, il malato è nudo, non ha protezione. Eppure ci aveva pensato prima di entrare lì, nell'ambulatorio dove ora stava seduto di fronte a quel medico vestito di bianco. Ci aveva pensato per giorni a quale sarebbe stato l'abito adatto per quell'appuntamento. Alla fine, quella mattina, aveva scelto un completo verde speranza. Non si sentiva malato. Aveva fiducia in quel dottore che gli avrebbe confermato il suo essere sano, normale. Ora è il suo turno. Entra. Non è sicuro di aver capito bene. Gli sembra che il dottore abbia detto tumore, anche se ora gli sorride. Raggomitolato sulla sedia, il malato si sente pian piano soffocare. Il suo abito è diventato nero e lo stringe come quei vestiti che ti metti per le cerimonie cui non vorresti partecipare. Ha paura. Si sente speciale. Solo. Ha poco tempo per prepararsi al viaggio. Non sa cosa mettere in valigia. Non sa ancora che quando entrerà in ospedale, per curarlo, lo spoglieranno e che gli metteranno uno di quei pigiami a strisce bianche e nere che hanno tutti i pazienti e un cinturino stretto alla caviglia per evitare che si perda. Non si sente a suo agio, si vergogna. Vestito così, si capisce subito che è malato. Si è portato un secchio pieno d'acqua e una grande spugna con cui cerca di cancellare quella sentenza del dottore. Quando la voce del medico diventa troppo forte e la spugna non funziona, tira fuori dalla tasca destra un paio di tappi per le orecchie e sta così, fermo, godendosi il silenzio. Sente continuamente sete, per questo porta sempre a tracolla una borraccia piena d'acqua, per spegnere la sua malattia. In ospedale ha conosciuto molti malati. Ci sono i malati che hanno una malattia e la portano sempre con sé in una tasca speciale sotto la giacca. E poi ci sono i malati che sono malati. Loro se ne vanno in giro nudi, perché la loro malattia è un abito di cui non ci si spoglia. Per alcuni, vestirsi diventa più difficile che per altri. Non sanno più qual è l'abito adatto da indossare. Mettono maglioni d'estate e magliette a maniche corte d'inverno. Abbinano pantaloni con farfalle che gli ricordano i prati della colonia, a camicie a pois come quelle della maestralina. Tutti vorrebbero ricominciare a indossare il vestito della normalità. Quello di tutti i giorni, quello comodo che conoscono. Ma ora è un abito difficile da portare, di due taglie in meno. Chi può, cerca protezione sotto il mantello del curante. Al mantello l'abito da lavoro del curante, perché il curante si sente un supereroe. Lui salverà il malato, o forse gli impedirà di vivere come il peggiore dei persecutori. Alcuni mantelli, infatti, sono di un bianco accecante. Altri sono talmente spessi che non fanno passare la luce e dentro quel buio il malato si perde. L'abito da lavoro del curante è fatto in fibra di carbonio per adattarsi perfettamente al corpo e permettere qualsiasi movimento facendo scivolare aria, acqua ed emozioni, perché il curante va di fretta, deve correre appena il malato lo chiama. Lui ci deve essere. A volte pensa che se qualcosa lo fermerà e non arriverà in tempo, il malato morirà per colpa sua. Come tutti i supereroi, ogni curante ha i suoi poteri. C'è quello che ha un libro segreto in cui leggere pozioni magiche e un cappello in testa in cui ha nascosto quella che lui chiama l'arma della conoscenza. C'è lo sciamano, venuto da paesi lontani, che parla molte lingue e che porta una piccola borsa in cui tiene polveri di inesauribile pazienza. E infine c'è un esercito di curanti mariti, mogli, figli, sorelle, fratelli, nipoti. Per alleggerire il malato si prendono un po' della sua malattia e se la portano in giro dentro la cintura foderata del loro bel vestito. In fondo però, a guardare bene quando ci si avvicina, si capisce subito che in realtà portano tutti un unico abito, una corazza spessa e impenetrabile che non permette a nessuno, nemmeno al malato, di vedere attraverso. Perché se solo si potesse, ci si accorgerebbe che la corazza, dentro, è vuota. Un soffio di vento la può abbattere, e una volta a terra pesa talmente che è difficile rialzarsi. È in questi momenti che il supereroe si sente impotente.
L'unico modo per tornare in piedi è togliere la corazza. Ed è allora che malato e curante si ritrovano per scegliere insieme un nuovo abito, a misura d'uomo.